Allora, diciamo che io inizio sempre parlando di evoluzione umana dicendo sempre, sfatando sempre questo mito, sto dicendo che non è vero che l'uomo discende dalle scimmie. Perché quando io dico questa frase, l'uomo discende dalle scimmie, che scimmie mi viene in mente? Quale? Babuino, ok. È vero che noi uomini discendiamo da un babuino, da un scimpanzé? No, ecco. Quindi non è propriamente corretto in questa eccezione che normalmente si usa, no? Diciamo che noi e le scimmie attualmente esistenti, okay, abbiamo avuto un antenato in comune. Per cui, per capirci, fare un'analogia, voi e vostro cugino, vostra cugina, avete lo stesso nonno o nonna? Sì, ecco, la stessa cosa per il nostro. È un, non si sa, ominide, punto di domanda, non l'hanno corretto, però ha una particolarità. Somiglia molto ad un australopiteco come tratti, anzi è molto più primitivo, perché per esempio sui piedi presenta ancora il pollice opponibile, però già si muoveva con postura eretta. Già a cosa appoggio delle mani? Perché mai visto? Le nocche, esatto, no? Camminano così sulle nocche. Se io cammino così nell'erba alta e ci sono predatori, è vantaggioso o no? No, scimpanzé mangiano anche carne, anzi mangiano altri scimpanzé, però raramente, di solito mangiano frutta, hanno comunque un intestino più grosso, quindi probabilmente devono avere più spazio. C'è il bacino che l'abbiamo prelevato. Il bacino, cosa importantissima, la faccia. la faccia però per la deambulazione non è che ci interessa granché, cioè sì è vero, c'è una differenza, ma adesso ci focalizziamo su. Allora, il bacino più strepito, i piedi, sì. Già cioè, un attimo, allora, il bacino è più stretto perché appunto una scimmia non si muove, si muove o sugli alberi o se si muove sulla terraferma non è che si muove a quattro zampe. Sì? Allora, dopo l'Homo habilis troviamo temporalmente quello che qui è scritto, Homo ergaster barra Homo erectus, adesso vi spiego perché ci sono due nomi. Allora, questo uomo chiamato, se lo vuoi? Adesso ve lo chiedo a voi. È una domanda tra pochetto, però. Perché Homo erectus? Perché lui non era eretto, vi ho detto questo no, è perché lui era. Perché c'è una struttura fisica più uguale a noi. No, ci sono tutti intelligenti. Questi vivevano qua da noi, come siamo noi adesso, c'erano l'uomo di Neanderthal. Poi l'ultimo che compare in ordine di tempo, quindi lui veniva, noi venivamo chiamati Homo sapiens sapiens, quindi sottospecie sapiens della specie sapiens, lui veniva chiamato Homo sapiens neanderthalensis, quindi sottospecie neanderthalensis della specie sapiens. Poi ha scoperto, ragazzi, ho scoperto, guardando il DNA, che non è che siamo sottospecie. Non no, 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 comunque guarda, per me questo qua, questi due perché, questi due aveva detto che erano nella stessa linea temporale. Sì, ma poi se tu guardi, vedi questo qua. No, cosa state elaborando? Dobbiamo trovare se sono onnivori, erbivori o In carnivori base a cosa lo fate? Come fate a ai capire? denti. Ai denti, L'Homo perfetto. erectus è In questo gruppo tu stai cercando degli appunti, perché cosa ho detto trovare qui? Che cosa, di cosa si nutrivano in base alla mascella? Guardo negli appunti però. È anche in base al tipo di dente, il canile, sì, ma dagli appunti la carne. I molari cosa servono? I molari servono a masticare l'insalata, la verdura, quindi erbivori. Cominciamo col gruppo. Quasi tutto piede qui. È bellissimo, io abitavo molto bene il ascoltate quello che hanno fatto gli altri per avere degli spunti anche, ragazzi, di qua. Qui stavo spiegando. Allora, qua ci sono messo le conchiglie. Sì. Qua sassi, tipo, non so come spiegare. Sì, va bene. Qua sacrum. Minerali. E qua minerali. Esattamente. Dai,
Allora, quindi voi avete suddiviso per tipo di guscio di organismo vivente, rocce, minerali e ossa di animali o umane. Quella mano è vera, è una mano di Homo sapiens. Eh? È una mano vera quella. Che figo, io non penso. Era una mano vera. Ecco, che cos'è quella? Pezzo di ferro. Ah, messo sì, contiene anche ferro, è una calamita. Perché oggi parliamo di minerali e di geologia e vi ho messo la mano, crani e vi ho messo conchiglie? Perché anche negli esseri viventi ci sono minerali. Un altro minerale che c'è negli esseri viventi sono appunto le ossa. L'osso è un minerale. E vi ho messo poi questo cranio che... compatibile. È compatibile, eh? Sì, sì. Come forma sì, ma in realtà è una specie di chimera, no? Di mostro, di collage, perché in realtà questo è un cranio di un carnivoro, diciamo di un carnivoro, con la mandibola di un erbivoro. Vedete, una volpe e una capra. Non è cosa, non ha senso. Come? Questo in realtà non è un minerale ma è una roccia. Intanto, che cos'è un minerale? Sapete cos'è un minerale? Abbiamo diviso in minerali, una parte che è quella lì in fondo, dopo la seconda parte, roccia. Lascialo finire, poi discutiamo. Roccia. Ah, ok, no, ci sono anche le conchiglie. Sì, però in realtà, quello che dicevo prima, ogni cosa... Un reperto può finire in diverse categorie, perché in effetti questo sì è un guscio di un organismo vivente, ma è comunque un minerale. Dopo abbiamo fatto un gruppo per le pietre, cioè le rocce, sì. Dopo un gruppo, minerali, un gruppo sì. Per le conchiglie, che non sapevamo, cioè non sapevamo dove mettere questa. Sì. E infine questo che non ho ancora ben capito. È un cranio fossile di orso delle caverne, di quell'orso che avete visto ricostruito. Il cranio è vero, diventa da un solo minerale che è la calcite. Questo è il minerale e questa è la roccia. Come si forma una roccia di questo genere, secondo voi? Nei fiumi? Sì. Quindi un modo attraverso cui i geologi possono capire, possono avere un'informazione sulla natura della roccia, è vedere se una roccia è spigolosa o se una roccia è arrotondata. Secondo voi, se io trovo una roccia spigolosa e se la trovo una arrotondata, cosa può intuire il geologo? Da una parte la roccia rotonda è stata in un fiume e quell'altra no. Sì, in un fiume oppure? Cioè, perché una roccia sì, beh, toccala, è proprio liscia. Come fa a levigarsi in questo modo? È stata in un fiume. Prima cosa da fare. La seconda cosa? Che venga sotterrato con anni. Deve venire sotterrato, questo è indispensabile perché la stragrande maggioranza degli organismi muoiono e vivono senza lasciare traccia, non diventano fossili perché vengono mangiati dagli spazzini. Ci sono degli avvoltoi che mangiano ossa, si chiamano gipeti e mangiano le ossa della carcassa. Le aquile mangiano, cioè allora, solitamente le aquile sono predatrici. Gli avvoltoi? Una specie di aquila, non mi ricordo bene come. Avvoltoi? No, è un gipeto di sabbia, fango, di sedimento, viene protetto dalla decomposizione e poi succede che in genere la roccia e il minerale impregnano la sostanza originaria. Quindi la maggior parte dei fossili non sono fatti del materiale originale. L'esempio più classico è quello della foresta pietrificata che c'è in America, che sono dei fossili di tronchi enormi che non sono più fatti di legno, sono fatti di pietra. Sono dei tronchi di pietra. Cosa è successo? I minerali liquidi che circolano nella roccia pian piano sostituiscono il materiale originario e quindi il fossile in genere è un pezzo di pietra che ha la stessa forma dell'animale originario o della pianta, ma non è più lui. Sì? Minerali? Sì. Rocce? Sì, che fa male, non te vedi qua abbiamo messo, diciamo, conchiglie, robe del mare. Questo qua è un legno. Legno. Sì, questo qua è legno bruciato, carbonella, carbon coke, cioè legno bruciato. Lo possiamo chiamare carbone, anche se è carbonella. Questo ve lo lascio per ultimo. Affrontiamo gli altri argomenti. Qui avete affrontato scheletri, che possono essere questa. Scheletro vero, appunto, questo fatto di... Questo è un erbivoro o un carnivoro? Erbivoro. Erbivoro, questa è una lepre. Questo è erbivoro o carnivoro? Carnivoro. Questo è un gatto. Ah. Sì. Questa invece è una mandibola. No! Povero gattino. No! Sì. Povero gattino. Questa invece è una mandibola dello stesso orso che avete visto prima. Orso delle caverne. Ah, penso che sta succedendo. Che bello. Quindi qui avete diviso, giusto. Qui avete messo invece le conchiglie. Questo è un murice che, se qualcuno se lo ricorda dagli elementari, la garusa, è quello con cui i fenici e i romani facevano il porpora. Sì. Ed è un animale carnivoro che riesce a sciogliere le conchiglie di altri animali mangiandosele. Pesante. Questa invece è una roccia, questo è il granito di prima.
Questi sono minerali, giusto? Questo qui è lo zolfo di prima, vedete? Questa? Forse ve ne ha parlato Gaia prima. Questa è la pirite. Gaia? No. Gaia è la mia collega che ha fatto l'evoluzione del nuovo mondo. Lei è Gaia. No, Gaia è la mia collega. Vi ha spiegato l'evoluzione dell'uomo. Questa è la pirite. Sapete, la radice pir, sapete cosa vuol dire? La radice pir. Il piromane, chi è un piromane? Quello che prende fuoco. È la pietra del esatto, fuoco. Perché questa... Piro cos'era? Fuoco. Ha fatto così. L'ho detto. Perché ve ne mostro? Perché il nostro occhio può vedere solamente un tipo di luce che si chiama luce visibile, che noi la chiamiamo così perché i nostri occhi la vedono. Però ci sono degli animali, come gli insetti, come gli uccelli, i rettili, che vedono anche un colore che noi non vediamo, tipo l'ultravioletto. Tipo se tu te la passi così sporco. Giusto come esempio, vieni tu qua, dopo fai tu la cavia. Adesso fai ai tuoi compagni un bel sorriso mostrando i denti. Oh, oh. Si vede i denti che si illuminano? No, no. Sì. Sì, sì. Nel deserto crea per capillarità questa sorta di strutture che sembrano delle, dei fiori fossili, ma sono minerali. Questo è il gesso. E prova a scheggiare, a rigarlo con l'unghia. Si riga. Con la matita. Sì, perché? Cioè, esiste una scala di durezza dei minerali che si chiama scala di Mohs, M-O-H-S.